Ma squadra? ma al di là del patto di governo e delle buone intenzioni, alle quali bisogna assolutamente dare credito, perché sono certa che questo governo sia pienamente consapevole delle grandi responsabilità che porta su di sé. Però lo stato di confusione è tale e tanto che per noi che siamo passati all'opposizione è molto difficile poter immaginare come le bucce di banana sulle quali sta scivolando questo governo sempre più frequentemente potranno sparire e si potrà trovare un nuovo assetto, un nuovo equilibrio. Certo, anche quello che lei stava ricordando, questa ennesima figuraccia, ma non è stata certamente la prima, perché ricordiamo che cosa è successo col Salva Roma, ma ce ne sono stati tanti di precedenti, sta dimostrando un oggettivo stato confusionario di questo governo. Ora capisco che sia difficile governare questo paese, soprattutto in una fase così critica. Siamo stati al governo per qualche anno e quindi sappiamo molto bene le difficoltà. Però non bisogna farsi schiacciare dalle difficoltà. Questo è un governo, lo ricordo, che anche se ora ne è cambiato il perimetro, è partito come governo di servizio, cioè per sciogliere alcuni nodi urgenti. Ma adesso non lo è più, prendiamone atto che non lo è più. Non vorrei che diventasse un governo di disservizio, perché se ogni giorno noi dobbiamo assistere a cambiamenti subitanei, retromarce, ma come fanno i cittadini italiani a sentirsi tranquilli? Ieri il caso degli insegnanti, quando all'improvviso, e questo vale anche per la tassazione sulla casa, si cambiano le cose, poi no, ci siamo sbagliati, aspettate, no, non era proprio così, era in un altro modo. Stiamo assistendo, per quello che riguarda la tassazione sulla casa, che lo voglio dire, per gli italiani non è come per gli altri paesi. Certo, noi l'80% casa, degli italiani ha investito sul mattone. La casa è la piccola patria dei nostri concittadini. Allora, non si scherza. E non sono tollerabili confusioni su questo. Ma stiamo assistendo anche qui a un gioco. Ma se lei dovesse ipotizzare, secondo lei ci sarà un rimpasto di governo? Ma non lo so se ci sarà un rimpasto, è possibile, vedremo quello che succederà, ma non mi sembra che sia questo il punto fondante. Il punto fondante è: questo governo riesce ad andare avanti con tutte le agende, i patti, le elencazioni di buone intenzioni, riesce ad andare avanti anche in un perimetro breve temporale, lo ricordava il collega Faraone, un anno. È in grado di mettersi d'accordo su cose fattibili? Fattibili.